Buonasera, cominciamo l'incontro con il professor Emilio Gentile, è il penultimo appuntamento di questa iniziativa Domande alla Storia organizzato dal Dipartimento di Politica e Istituzioni Storia e dal Dipartimento di Discipline Storiche. Come al solito la presentazione sarà brevissima per non togliere spazio al relatore e al dibattito. Il professor Emilio Gentile non necessita di particolari presentazioni, è uno dei maggiori storici italiani, ordinario a Roma, Università La Sapienza, e è uno dei massimi esperti della storia del fascismo italiano. Lo studio del fascismo del professor Gentile è uno studio che, come dire, parte dalle radici del discorso, è anche autore di una nota e molto utilizzata storia dell'età giolittiana, ma al di là della contestualizzazione necessaria e della capacità di Emilio Gentile di arrivare alle radici dei problemi con un'accuratezza storiografica veramente impressionante, ovviamente questo è il mio parere, al di là di questo è interessante secondo me il taglio, l'impostazione storiografica di Emilio Gentile, cioè lo studio dei fenomeni politici, ultimamente accentuato questo tipo di taglio, lo studio dei fenomeni politici come religione, religione laica, religione civile, in qualche modo legando l'aspetto della politica a quello della religione. Questo è un taglio, a mio avviso, molto fruttuoso, soprattutto oggi, e i suoi studi ovviamente in qualche modo riescono a dare ampia traccia di questo tipo di impostazione. A questo proposito mi fa piacere sottolineare anche un'apertura ad altri temi, partendo da questo tipo di taglio, è recentemente uscito per la Terza il volume La democrazia di Dio, e cioè la religione americana nell'era dell'impero e del terrore, che credo sia proprio uscito da pochissimo. E a riprova, come dire, di un discorso molto più complesso. Tuttavia noi lo abbiamo interpellato come esperto della storia del fascismo italiano e il fascismo italiano che si inserisce all'interno del discorso del totalitarismo. Come sapete, Emilio Gentile ha una ipotesi forte che ha sempre difeso rispetto al problema, endemica domanda, il fascismo è stato o no un totalitarismo. Ma non voglio togliere altro tempo e dunque passo la parola a Emilio Gentile. Io mi alzo perché stando seduto ho l'impressione di essere basso. Ringrazio il collega amico Giulio Camarano per questa lusinghiera presentazione che naturalmente può essere subito smentita da quello che dirò e da come voi reagirete. Ma lo ringrazio perché quando si lavora e si è apprezzato dai colleghi, credo che non si aspira ad avere altri premi, se magari qualche compenso di letteraggio, sono sostenuto. Però si è soddisfatti della stima dei colleghi, specialmente quei colleghi che appena tu arrivi a parlare di fascismo, ti ha aperto subito che appena fatto una seconda edizione, una nuova introduzione, uno dice come faccio adesso a parlare del fascismo se non so che cosa scrive il professore Verrani in questa nuova introduzione, perché dice che discute con me, come faccio adesso a discutere con lui senza sapere quello che ha detto, potrei fare degli elogi, qui ci sono delle critiche, potrei fare delle critiche e qui ci sono degli elogi. Allora io non parlerò di quello che il professore De Bernardi ha scritto nel suo libro, anche perché parla di fascismo, è un nuovo libro sul fascismo e quando c'è una nuova edizione vuol dire che si è fatto un passo avanti ulteriore nel parlare del problema del fascismo. Ormai sono quasi 100 anni, tra poco nel 2019 celebreremo i 100 anni della nascita del fascismo, del fascismo di combattimento, eppure si ha l'impressione che mai è accaduto che a distanza di 100 anni
un fenomeno storico sembri addirittura contemporaneo e attuale. Io credo che nel 1919 nessuno pensava che Metternich fosse contemporaneo degli europei. Noi invece siamo convinti, e molti sono convinti, che il fascismo è tuttora parte della nostra storia. Basti pensare all'islamofascismo, di cui ci ha iniziato il presidente americano alla ricerca di una frase che potesse suscitare antiche emozioni come quelle che suscitava la parola fascismo nella coscienza degli antifascisti. Perché siano scomparsi gli antifascisti, di conseguenza dovrebbero essere scomparsi anche i fascisti, però ci sono gli islamofascisti e c'è il nuovo antifascismo rappresentato dal presidente Bush. Questo pone subito la questione: che cosa è il fascismo? Sembra la cosa più semplice rispondere. Io credo che ciascuno di voi lo sa, quindi non si spiega perché io sono arrivato di economia valigetta, di corsa, con la paura che il Darwin facesse pagare anche maleducato, a parlare di una cosa che voi già conoscete. Io penso che posso interrogare ciascuno di voi, ciascuno di voi ha la sua risposta e sa che cosa è il fascismo. Non c'è bisogno che io venga da Roma a raccontarvi che cosa è il fascismo. Lo sapete, se non lo sapete ve lo racconto molto brevemente. È un movimento politico che nasce il 23 marzo 1919, diventa partito politico nel 7 novembre 1921, conquista il potere il 30 ottobre 1922, diventa regime a partito unico a partire dal novembre 1926, ha una politica estera aggressiva e espansionista che lo porta dal 1935 al 1943 ad essere perennemente in guerra, prima contro l'Etiopia, poi in Spagna, poi contro mezzo mondo, e finisce nel 1943, il 25 luglio, perché il Gran Consiglio, che era un organo di questo partito, diventato partito dello Stato, decide che deve suicidarsi. E attraverso questo atto il fascismo come regime, come partito, crolla, però rinasce dopo 45 giorni sotto una nuova veste, che è quella del Partito Fascista Repubblicano, chiamandosi alle origini, e istituisce la Repubblica Sociale Italiana, di cui è capo Benito Mussolini, che era anche il fondatore del movimento fascista, e la storia si conclude il 28 aprile 1945. Da questo movimento fascista, da questa esperienza, ne deriva un movimento neofascista, il più importante, il più forte nell'Europa della seconda metà del Novecento, che poi trasformandosi è diventato anche per un certo periodo partito di governo. Ho chiuso. Che cosa è il fascismo? Non credo che si possa aggiungere altro. Il problema è, ma se la storia è così semplice e può essere raccontata in una maniera, credo, veramente con una oggettività da cronista, per quale ragione si continua a discutere sul fascismo? E credo che non ci sia nessun fenomeno storico che abbia dato luogo, almeno fenomeni storici contemporanei, che abbia dato luogo a delle controversie così animose, così vivaci, così violente talvolta, ma anche assolutamente spesso inconcludenti, perché vanno in direzioni completamente opposte. Cominciamo dalla questione più semplice, che sembrava, da quello che vi ho detto come racconto di cronaca, la più sicura. Il fascismo nasce in Italia come un movimento politico il 23 marzo 1919. Vogliamo fare qualche archeologia dell'etimologia? Quando compare la parola fascismo? Probabilmente qualcuno dice che sia stata usata in qualche corrispondenza di Napoleone con Laianni in relazione ai fasci siciliani, e quindi non aveva nulla a che fare con il movimento fascista di Benito Mussolini. Poi ho trovato che Piero Gobetti nel dicembre del 1918 parla del movimento fascista, ma si riferisce all'azione del fascio parlamentare costituito dopo Caporetto. Poi nel 15 però vediamo che sul giornale Il Popolo d'Italia, ancora quotidiano socialista, compare la parola movimento fascista. E poi abbiamo, dopo il 23 marzo 1919, il termine fascismo. Tutto, anche questo, molto semplice: la data di nascita del termine, la data di nascita e il luogo di nascita. Bene, alcuni storici contestano che si possa attribuire all'Italia la paternità del fascismo. Noi siamo molto contenti se ce la tolgono. E l'attribuiscono, per esempio, come ha fatto uno storico di grande valore, uno dei maggiori studiosi della destra rivoluzionaria in Francia, Ziv Sterner, il quale sostiene con molta decisione che il fascismo è una ideologia che ha la stessa solidità, coerenza e importanza di tutte le grandi ideologie dell'Ottocento, ed è nata infatti alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, prima della Grande Guerra, in Francia. Allora, a questo punto attribuiamo alla Francia la responsabilità della rivoluzione francese, del giacobinismo, del cesarismo e del fascismo. Come se non bastasse,
c'è chi non si accontenta di attribuire l'origine del fascismo alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, cioè prima della Grande Guerra, e di spostarne le origini in Francia, perché per esempio un grande filosofo liberale, Berry, ha scritto che il primo vero pensatore fascista è Joseph de Maistre. Quindi ci spostiamo, siamo sempre in zona francese, almeno in lingua francese, siamo in Savoia, siamo nel pensiero reazionario, praticamente del pensiero dell'autentico pensiero controrivoluzionario, e dunque abbiamo un'altra paternità e un'altra collocazione geografica.